Benvenuto e TG Sale giovedì 30 agosto. Capaccio, pakistano, accoltella donna napoletana per futili motivi. Lei in fin di vita, lui in carcere. Alle 11 di ieri a Capaccio, Patrizia De Benedictis, nata a Napoli, residente a Santa Anastasia, veniva soccorsa dai passanti ed accompagnata presso l'ospedale di Agropoli, dove veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico per eviscerazione addominale da accoltellamento. Le immediate indagini poste in essere dai carabinieri venivano indirizzate nei confronti di un cittadino pakistano residente a Capaccio. Alle ore 16, nei pressi di una struttura alberghiera, dopo un breve inseguimento, veniva bloccato e tratto in arresto l'autore del tentato omicidio, But Amir Shahzad, venditore ambulante. Sapri, sequestrato in un villaggio turistico abusivo, denunciati due responsabili. I militari della tenenza di Sapri hanno eseguito una specifica attività ispettiva presso un villaggio turistico sito a Vibonati, al cui interno hanno rinvenuto la presenza di 16 manufatti completamente abusivi, realizzati in muratura con annessa piscina, bar e ristorante, tutti privi delle prescritte autorizzazioni edilizie ed urbanistiche. Commise furto a Messina, arrestato rumeno a Sala Consilina. Stanotte, intorno alle 2, i carabinieri di Sala Consilina davano esecuzione ad ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina nei confronti di AP, 22enne, residente a Furcisiculo, in provincia di Messina, rumeno, perché ritenuto responsabile in concorso di furto aggravato. I carabinieri lo beccavano nel centro di Sala Consilina in compagnia di alcuni conterranei. Bomba carta a Brignano, russo, atto scellerato contro chi lavora per affermare la legalità. Un atto vile e vergognoso nei confronti di chi da anni si batte per diffondere i principi della legalità. Così il coordinatore provinciale del PDL, Antonio Mauro Russo, commenta la notizia dell'esplosione di una bomba carta avvenuta 2 giorni fa davanti alla parrocchia di Brignano. Scafati, il consigliere comunale Mariano Falcone assume la delega alla protezione civile. Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha conferito al consigliere comunale Mariano Falcone, già incaricato di funzioni delegate in materia di formazione professionale e quartieri vetrai, l'incarico di collaborazione diretta relativamente alla materia specifica della protezione civile. Squillante in visita all'ospedale di Eboli, Melchionda, auguri di buon lavoro. Questa mattina il neo direttore dell'ASL, Antonio Squillante, si è recato insieme al direttore sanitario Federico Pagano in visita all'ospedale Santa Maria Addolorata ad Eboli. Al riguardo, il sindaco di Eboli, Martino Melchionde, presente questa mattina, ha dichiarato: "Rivolgo al nuovo direttore generale dell'ASL di Salerno i miei auguri di buon lavoro per l'impegnativo incarico che qui è stato chiamato e lo ringrazio a nome dell'intera amministrazione comunale per la sua visita presso il nostro ospedale cittadino." Nocerina, questo pomeriggio allenamento a Nocera Superiore. Sarà lo stadio comunale Voitila di Nocera Superiore ad ospitare la seduta allenamento odierna dei Molossi. Appuntamento quindi alle 16 per i rossoneri per svolgere un'altra sessione di allenamento agli ordini del tecnico Auteri e del suo staff, in vista del match di domenica 2 settembre che vedrà la Nocerina ospitare l'Andria per la prima gara di campionato. Punto del Sala Consilina, le prime parole della schiacciatrice russa Damcheva. Ho scelto di giocare in Italia perché qui si disputa un campionato molto prestigioso e di notevole valenza tecnica. Ho scelto invece di giocare a Sala Consilina sia perché mi ha convinto ed affascinato il progetto sportivo dell'Antares, sia perché ho avuto ottime referenze sul club salese. Lo ha dichiarato alla stampa Natalia Dumceva, la schiacciatrice russa che vestirà la maglia dell'appunto del Sala Consilina nel prossimo campionato di Serie A2. Il Giffoni Teatro si chiude con Federico Salvatore. Si conclude questa sera la 16ª edizione di Giffoni Teatro, l'evento promosso dall'associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro, che ha tenuto banco per tutto il mese d'agosto con 13 appuntamenti all'insegna del teatro. Dopo aver ospitato tra gli altri Vincenzo Salemme, Michele Caputo, Francesco Paolantoni, Gino Rivieccio, è la volta di un altro grande menestrello partenopeo, Federico Salvatore. Il poliedrico e carismatico artista sarà protagonista al Giardino degli Aranci di Se io fossi San Gennaro. Per approfondimenti e altre notizie, consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.